Salve, mi chiamo Johnny Wade, non sono un biologo, ed oggi capiremo l'importanza del riciclo del vetro. Il vetro che tutti conosciamo non è presente in natura. Come no? Il vetro non cresce sugli alberi, spero che almeno questo tu lo sappia. Ma in un campo qua vicino ho visto una piantagione di bottiglie. Portamici. Sei sicuro di essere nel posto giusto? Sì, sì, erano proprio qui, non capisco. Guarda, Brian, che se è un altro dei tuoi scherzi, giuro che torni a casa a piedi. Ah, eccole là! Aveva ragione. A pochi metri da noi vi erano due esemplari di bottiglie di vetro adulte. Proviamo a prenderle. Tieni, a reggi. Vieni, vieni. Accidenti! Passami un gradino, presto! Dobbiamo recuperarle tutte, perché il vetro si può riciclare al 100% e all'infinito. Come dicevo, il vetro non è un elemento presente in natura, pertanto occorrono le materie prime per realizzarlo. Ci è venuto a trovare un esperto della produzione del vetro. Prima di tutto bisogna estrarre la materia prima, la sabbia silicea, prepararla alla fusione... Come Goku e Vegeta! No! Come dicevo, va preparata alla fusione ad altissime temperature insieme ad altri agenti chimici. Dopodiché aspetteremo che si raffreddi per iniziare la lavorazione. Quali sono i benefici del riciclo di questo elemento? Utilizzando il vetro riciclato, riduciamo al minimo il ricorso alle materie prime vergini di natura estrattiva, ottenendo gli stessi prodotti che avremmo ottenuto utilizzando queste ultime, ed in più risparmiamo molta energia. Il vetro non solo ha un basso impatto sull'ambiente, ma se riciclato permette di contenere notevolmente le emissioni di gas serra, CO2. Pensate che in Italia, grazie al riciclo, siamo riusciti ad evitare l'emissione di circa 2 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, l'equivalente di quanto assorbito da una foresta temperata più vasta della Puglia. E com'è la Puglia? È grande? Eh sì, è molto grande. Come questo campo? Molto di più. Come la Luna? Non... Quanto è grande? Senti, Brian, è grande, ok? È una regione. Voglio vederla! Andiamo in vacanza in Puglia, ti prego! Ti prometto che una volta finito il documentario ti ci porto, ok? Davvero? E ti ci lascio.